Bentornati nel decimo episodio della Ladderlock in monotipo acciaio. Oggi mi sentite molto più pacato semplicemente perché sono raffreddato, ma ho voglia di registrare con il nuovo microfono, perché sì, come sentite mi è arrivato il nuovo microfono e spero funzioni per quanto l'ho pagato. Mannaggia ad Amazon. Allora, un'altra cosina, ho 38 di febbre, ve lo dico già da adesso, quindi non so se riuscirò a ragionare al massimo delle mie capacità, quindi è probabile che ne perdiamo due di fila. Nel caso smetterò e registrerò il prossimo episodio quando mi sarò ripreso, altrimenti potrei andare avanti a registrare rutino con il malessere. Se non mi sentirete per qualche secondo, probabilmente perché mi sono allontanato dal microfono per soffiarmi il naso o per tossire, perché è molto sensibile questo microfono, quindi probabilmente si sentirà tutto se tossisco o mi soffio il naso, anzi appunto. E invece no, eccoci direttamente nel team builder. Perché? Semplicemente perché prima di registrare questo episodio, il decimo, c'è stato un piccolo cambiamento all'interno del monotipo. Ossia la Metagrossite, la mega pietra di Metagross, è stata bannata dal monotipo, quindi non posso più utilizzarlo. Di conseguenza anticiperemo di due lotte il cambio dei Pokémon e poi andremo a modificarne un altro appunto tra due episodi, cioè nell'episodio numero 12 a metà, perché dobbiamo scalare, mi dispiace tanto, ma succede così. Quindi perché non cercare una mega di tipo acciaio? Anzi, facciamo cerca steel, cerchiamo il tipo. Abbiamo come possibilità, vabbè, Lucario e Mawile che sono bannati, Metagross che non può essere utilizzato, anzi è stato buono averlo usato fino ad adesso prima che venisse bannato. E un attimo, chi oltre Scizor e Aggron non ci sono altre possibilità, mi pare. Allora abbiamo Aggron come possibilità, abbiamo Metagross che è stato bannato, abbiamo Scizor, abbiamo Steelix e abbiamo, no, Steelix e basta. Vorrei usare il presidente Arata, però non lo utilizzo perché l'ho levato da poco, quindi potrei voler utilizzare un Pokémon che non ho mai usato in questo metagame, ossia Steelix. Mega Steelix potrebbe funzionare a Sand Force, cioè nella tempesta di sabbia, potenzia le sue mosse, quindi diamogli la Steelixite, ovviamente. Vediamo come mosse cosa gli possiamo dare. Tanto ha una difesa altissima, quindi possiamo tranquillamente dare gli investimenti in attacco e in HP senza rimorsi. E magari gli diamo una Gyro Ball. Sì, perché impara Gyro Ball con la velocità così bassa. Mamma mia quanto funzionerà bene. Poi Gyro Ball, Earthquake. E poi dobbiamo scegliere altre mosse fisiche da utilizzare su di lui. Potrebbero essere, non lo so, deve incassare i colpi dei Pokémon fisici, quindi un Gelodenti potrebbe servirci. Non abbiamo più mosse ghiaccio perché ce l'abbiamo soltanto su Yukimori e basta. Potrebbe essere utile, però andiamo prima a vedere se ci sono altre opzioni. C'è Stone Age, però io preferisco Rock Slide perché ha più precisione. Non vado di Rock Tomb perché diminuisce la potenza di Gyro Ball, quindi è un problema. E quindi l'ultima mossa sarà molto probabilmente appunto Gelodenti, perché ci sta bene. Bulky Physical Sweeper con 354. No, perché non dai il massimo in HP, bro? Eccolo là, 354 ci sta benissimo. Altra cosa da modificare è mettere extra rapido al posto di pugno scarica su Fenrir, perché abbiamo già Incursio con pugno scarica ed è bendato, quindi nel caso noi volessimo usare un danza spada su Fenrir sarà per fare un revenge killing che Scizor non può fare, e quindi diamogli una coverage leggermente diversa. Quindi questo è il nostro team modificato, andiamo a cercarci la prima lotta, che ne dite? Eccoci subito qui, abbiamo la grandissima fortuna di incontrare un monofuoco mentre sto male, e questa non è una bella notizia, però almeno non c'è Victini nel team avversario. Allora, con chi inizierà? Prima di tutto, questo Charizard è molto probabilmente un Mega Charizard X, quindi farei meglio a tener conto di ciò. Possiamo iniziare con Steelix, dato che gli attaccanti speciali li blocchiamo con Flagray, mentre Steelix blocca gli attaccanti fisici e dovrebbe riuscire a incassare un colpo da ognuno di essi. Ma nel campo Volcarona non incassa colpi. Cioè, il nostro Pokémon non incassa colpi di Volcarona. Perciò mandiamo in campo Heatran. Andiamo in campo Heatran, vediamo cosa fa. Fiery Dance ci potenzia. Adesso lui molto probabilmente manderà in campo il suo di Heatran.
Il che potrebbe essere utile per mandare in campo il nostro Lucario. Perché se mandiamo in campo il nostro Lucario, possiamo tranquillamente buttare una zuffa leggermente gratuita. Sì, mandiamo in campo Lucario. Volete? Nel caso poi facciamo un Danza Spada? Non lo so, ospediamo tutti tranne Darmanitan, è vero. Oh, va su Arcanine. Va su Arcanine. Quell'Arcanine molto probabilmente ha Flash Fire. Molto probabilmente ha Flash Fire. Però quell'Arcanine c'è ospita. Andiamo su Skarmory a vedere quanto incassiamo bene un eventuale fuoco carica. Eccolo là, Close Combat. Lo sapevo. Credetemi, lo sapevo perché... Non usi fuoco carica quando c'è un Heatran nel team avversario. Però questo potrebbe essere un problema. Potrebbe essere un problema perché non me l'aspettavo che mi attaccasse così. E non ho più possibilità di recuperare vita contro nessuno. Pensavo andasse ancora di zuffa. Errore mio. Andiamo di Roost. Extra rapido, mi hai fregato. Però almeno sei morto così. No, non sei ancora morto. Però possiamo mandare in campo... No, lui ha extra rapido. Perciò mandiamo in campo qualcuno che l'outspeeda in caso incassa bene extra rapido. O mandiamo in campo Heatran a fare protezione sulla sua zuffa. Andiamo di protezione. Però almeno mi sono levato Arcanine perché lui era un problema. Era un problema anche se mi sono giocato il Pokémon che più sarebbe stato utile contro eventualmente Darmanitan. Mi dispiace. Arcanine va giù e siamo più o meno pari. Siamo 5 contro 5... Tutti e 5 pieni di vita. Pienissimi direi. Se mi gioco Heatran posso dire addio alla partita. Eccolo là un Darmanitan che vuole fare probabilmente Hammer Arm. Chi giocarmi? Scizor che non è estremamente utile qui. Vai di Hammer Arm. No, va di Terremoto. E ha l'assorbisfera. Ullala. Adesso il fatto è, Darmanitan c'è un speed? Penso di sì, in ogni caso andiamo di pugno scarica per avere la sicurezza di fargli un minimo di danno. Eccolo là, va nuovamente di terremoto. E noi adesso possiamo andare su Ferrir, perché Ferrir può andare di zuffa e fare danni, fare molti danni. Andiamo di zuffa, tanto non c'è un speed, perché non penso sia velocità massima se ha la sorbisfera. Eccolo là, appunto, siamo 4 contro 4. E vabbè, lui mi avrebbe... è inutile tenere conto dei drop di difesa speciale dovuti a zuffa, dato che comunque lui ci buttava giù qualsiasi cosa in un colpo. Ora il fatto è, chi manderà in campo? Heatran. Perché ci manda in campo Heatran? Forse Scarpato. O forse... Lui diceva, resisto. Al Rocky Helmet, ci ha fregato. Ci ha fregato il Rocky Helmet. Interessante. Però adesso possiamo guadagnare momentum, perché possiamo andare in campo Yukimori, vedere se protegge o switcha, e in caso fare un Volt Switch. Eccolo là. Mandato giù Heatran. E chi mandiamo in campo adesso? Andiamo in campo Steelix, perché se manda Charizard lo lasciamo in campo. Altrimenti abbiamo vinto, diciamo, perché mandiamo in campo Heatran. Mettiamo le liquid rocce e facciamo Roar, sempre che non abbia una sorpresina su questi due, tipo Intro Forza Terra. Sarebbe un problema. Yukimori intanto ce lo conserviamo perché è abbastanza utile. Charizard. Quel Charizard è X. Però non voglio rischiarmela. Andiamo di Rock Slide nel caso diventasse Mega Charizard Y. E Y Flamethrower ci butta giù. E io mi aspettavo un X. In questo caso il team avversario non è equilibrato come pensavo, dato che ha 4 attaccanti speciali in un monofuoco. Allora io metto le Vito Roccia a questo punto. Vediamo cosa fa l'avversario, sperando non sia un set misto con terremoto. In quel caso siamo fottuti, siamo estremamente fottuti. Solo al raggio, perché? Perché? Mamma mia, sti solo al raggi. Allora, cosa facciamo? Andiamo di Roar, no? Vedete? Vediamo cosa fa. Anche se potrei andare su Yukimori e provare a fare il birbantello. Roar manda in campo Volcarona, benissimo. Il fatto è che Volcarona e Charizard si prendono entrambi tantissimi danni dalle Levitroccia, 50%, e non ha un Defogger Rapid Spinner in questo team, a quanto vedo. Allora, Psychic non mi fa niente, andiamo di nuovo di Roar, Volcarona morto, Charizard adesso che faccio Roar è morto, spero mandi entri in campo Delphox. Ancora Roar, Air Slash non mi fa nulla, Roar entra in campo Volcarona, speravo entrasse in campo Delphox, onestamente. Perché così avrei fatto danni. Adesso scoutiamo cosa vuole fare questo avversario. Anche se eventualmente possiamo fare un bel fulmine con Magneton. Nel caso rivelasse magari bendato con Zuffa. Non impara Zuffa, mi sa. A differenza di tutti gli altri starter fuoco
lotta, perché mamma mia quanti starter fuoco lotta ci sono. Allora io direi di andare su Yukimori e iniziare a sparare fulmini. In questo modo abbiamo più possibilità di mandarlo KO prima, perché altrimenti è un fastidio buttarlo giù a suon di Roar e di Lava Plume soprattutto. Ecco, adesso posso tranquillamente usare Fulmine e buttarlo giù. Se mi avesse buttato giù lui con un brutto colpo, avrei potuto fare Roar, buttare giù Charizard e buttare giù Delphox quando entrava in campo. Quindi GG, siamo a 15 vittorie, 4 sconfitte, vinto contro un monotipo fuoco. Quindi una grande soddisfazione per un monotipo acciaio, soprattutto modificato in fretta e furia per l'assenza di Metagross. Quindi questo è tutto, andiamo a vedere un'altra lotta. Eccoci qui contro le gemelline Sick Dax, cioè papere malate, con un monotipo normale. Allora, contro i monotipi normali di solito me la cavo bene, diciamo. Però ci conviene iniziare con... dato che ci addormenta tutti e penso che quello inizia lui con Smeargle, perciò dobbiamo iniziare con qualcuno che gestisca bene Smeargle. Vediamo in campo Lucario, che può farlo tentennare con Crunch in caso, perché non abbiamo nessuno immune al sonno, non abbiamo nessun fake out, quindi direi che è la mossa più logica da fare. E mi spaventa molto la doppietta di Porygon, semplicemente perché Porygon 2 resiste bene, Porygon Z se è spezzato fa tanti danni. Addigaspi, Lopunny e Staraptor, quindi se ci giochiamo Skarmory sarà molto più difficile fare questa lotta. Quindi vediamo di non giocarcelo come abbiamo fatto in altre partite. E questa è la 20ª lotta ora che ci penso. Quindi che bello, traguardi. Nell'altra Landerlock eravamo arrivati a circa 50 lotte. Adesso vedremo quanto arriveremo in questa Landerlock. Ah no, Morso, non Sgranocchio, aveva la possibilità di diminuire la... di far tentennare l'avversario. Andiamo di Crunch e vediamo cosa fa questo Smeagle. No, Smeargle, non è Smeagle. Non dissacrarlo così, povero Smeagle. Smeagle è brutto e cattivo. Lo dice qualcuno che non ha mai visto il Signore degli Anelli per completo. Staraptor. Scusate, tosse. Allora, Impersonator. Vabbè, andiamo su Skarmory perché incassa i colpi e può eventualmente fargli tanto male perché ha il Bitorzo Elmo. E poi possiamo avvelenare qualcuno del suo team. E avvelenare qualcuno del suo team è un grande traguardo, perché Lopunny lo stalli meglio con Skarmory, anche se non lo manderà in campo. Manderà in campo probabilmente Porygon 2. E infatti Porygon 2 che vorrà usare Scarga molto probabilmente. Porygon 2 che è avvelenato, ha una durabilità nettamente inferiore a quella che avrebbe normalmente. Quindi sì, no, non ho privazione. No, ho privazione su Scizor. Quindi se lo privo di qualcosa... Porygon Z. Vediamo in campo Heatran, sperando non abbia entroforza terra. Cosa che io metterei onestamente, però non si sa mai. Non si sa mai. Non possiamo giocarci nessun altro, perché ci serve il knockoff di Scizor. E Heatran è il nostro difensore speciale, quindi spero regga un introforza terra spezzata. 2 non ne regge mai, ma è abbastanza gimmick. Oddio, il monotype non so quanto sia gimmick. Però vorrei usare Mega Steelix in questa lotta. Se no sta troppo in disparte in queste lotte, no? Magari no, contro Staraptor e contro Lopunny, soprattutto contro un Porygon 2 potrà brillare, perché va di terremoto, bam bam, danni. Ma Mega Steelix era diventato di acciaio puro, mi pare? Non mi ricordo onestamente. Vediamo il capo Heatran che incassa benissimo il Thunderbolt, e io che mi preoccupavo tanto. Buttiamo un Lava Plume o mettiamo le Stealth Rock? Buttiamo le Stealth Rock, perché così l'avversario non avrà più switch tanto gratuiti, diciamo. Adesso Duck Duck Dong potrebbe al massimo fare scarica, quindi io provo a scottarlo nel caso, e poi magari a fare Roar. Magari lui ha fatto un over predict, che non so, però non la capisco questa mossa. Se Porygon Z ha fatto così poco a un Heatran, un Porygon 2 cosa può fare? Meno attacco speciale di Porygon Z. Non capisco. Comunque io voglio una mega evoluzione di Porygon Z. Mi piacerebbe tantissimo. Magari un upgrade finale. Perché non so se sapete la storia dei Porygon.
Perché l'ultimo Porygon, come vedete, ha le braccia alzate al cielo, perché sono Pokémon che prima era soltanto un robot, poi ha avuto coscienza di sé, e il Porygon Z ha avuto ancora più coscienza di sé, quindi si è reso conto di essere un robot e quindi è disperato, a quanto ho capito, si è reso conto di non essere un essere vivente. E a quanto dice una creepypasta, che è abbastanza credibile, perché vedete le braccia tese al cielo, il verso è come un lamento e gli occhi sono vuoti, diciamo. Vabbè, non so se credere, cioè, voi vedete voi se crederci o no, io ci credo. Mi sembra abbastanza simpatica come storia. Però l'avversario ci sta mettendo, che ce ne sta mettendo di tempo per fare la sua mossa. Perché sono stupido? Aveva Flash Fire. Flash Fire ha assorbito il mio fuoco. Ecco, quando non mi rendo conto di traccia. In tutte le serie su Showdown non mi rendo mai conto di traccia. E adesso entra il Roar predictato. Te ne vai di nuovo su Porygon 2, alla faccia tua. Alla faccia tua. Andiamo di nuovo di Roar. Abbiamo levato un po' di vita al Lopunny. Così, Tree Attack, ci fai poco. Andiamo di Roar. No, paralizzato. Paralizzato, mannaia. Andiamo di Roar di nuovo, dato che su Porygon 2 vogliamo lasciare in campo Heatran e meleggiarcelo facendo Roar, dato che abbiamo capito che incassiamo bene i colpi. Non mi accorgo mai di traccia, perché non leggo molto le notifiche al lato, mentre nelle Wi-Fi ti esce scritto traccia, c'è pure l'animazione, dovrebbero fare un'animazione magari. Manda Staraptor, no, c'è Niggersby. Maledetto Niggersby. Andrà di retromarcia forse. Noi andiamo in campo con Skarmory. E nel caso Switch facciamo, rimanga in campo a fare un terremoto. Eccolo là. Diciamo, nel caso rimanga in campo a fare terremoto, poi usiamo un Tossina, che è sempre utile. Adesso andrà su Porygon. No, va su Lopunny. Perché vai su Lopunny? Non capisco. Ho paura. Andiamo di Tossina. Con Lopunny non ci fai molti danni, eh. Ecco, appunto, Drain Punch. Recuperi il 17%, ne perdi il 17% per il Bidorslelmo. Non so quanto ti convenga. Io sono fatto di Roost, tu puoi continuare quanto vuoi. E se rimani in campo, poi inizio a mettere le rocce, no, le punte. E inizio a sospettare che Smeargle sia un set con The Fog, perché altrimenti non hai The Fogger. Perché non utilizzi The Fogger o Spinner? Anzi, ma nel monotipo normale ci sono The Fogger o Spinner? Dico decenti, perché ci saranno, ma non decenti forse. Comunque, cosa farà questa ragazza che è Lopunny, femmina per fortuna, perché io non ce lo vedo non ce la vedo Lopunny maschio, perché Lopunny normale mi pare di averlo già detto, ispirato alle coniglietti di Playboy, marpioni, e il Lopunny mega ispirato alle alle ballerine di strada, quelle con i leggings, infatti vedete ha i leggings strappati. Vabbè, tu continua a usare assorbi pugno, prendi di vita, perdila, continua a perdere vita per la tossina. Adesso potrebbe switchare, non voglio rischiare tossina perché non mi piace perdere turni. Potrei andare di punte per far perdere più vita ai Pokémon che entrano in campo. Adesso il dubbio è Staraptor utilizza The Fog, ma Staraptor vale la pena utilizzarlo con The Fog? Eccolo là, Porygon Z, avrei potuto usare tossina, però adesso ho una fila di punte in più e posso mandare in campo Heatran. Così usando Roar farò molti più danni ai Pokémon che entrano in campo, eh? Che bello, che bello. Allora, Heatran, Nero Pulsar ci fa poco, 18%. Possiamo gestirlo. Possiamo gestirlo, soprattutto dato che entrando in campo ogni turno prende il 25% dei danni. Quindi poi lo possiamo tranquillamente buttare giù di priority, non è un problema. Va su Smeargle e non rimanere paralizzato, caro mio Heatran. Eccolo là, un Roar che lo rimanda su Lopunny. Adesso non utilizzo protezione perché ho paura di rimanere paralizzato. Direi di andare su Skarmory. E nel caso usare Roost, perché se rimane in campo, come sta facendo, per fare Drain Punch, adesso non switcha, perché rientrando in campo morirebbe di punte di Levitroccia. Quindi andrà molto probabilmente di Assorbipugno, io andrò molto probabilmente di Trespolo per rimanere con la maggior possibile di vita. Adesso il dubbio è cosa vuole fare con quello Smeargle, anche se adesso che ci penso la rete vischiosa non è estremamente utile contro il mio team, a parte per Yukimori. Dico, per il suo team che io gestisco con i miei Pokémon lenti, non so quanto gli convenga perdere un turno per metterla. Mentre, cioè, Yukimori mi serve relativamente. Ferrir fa il suo lavoro perché il Focus Sash fa di zuffa. E poi c'è Scizor che comunque fa di Bullet Punch, quindi è la priority, come Ferrir d'altronde.
E poi la Stingwing potenzia ulteriormente il Giro Ball del mio Mega Steelix, che vorrei tanto usare. La prossima volta che mando in campo Porygon 2, mando in campo Steelix, ve lo dico. Devo sparare un Gyro Ball e vedere quanto danno fa. Cosa fa l'avversario, però? Datti una mossa. Io, mi pare male fare tanti messaggi per, come lag test. Scriviamo lag test. Vediamo quanto. E in questi giorni mi sto dedicando un po' tanto, appunto perché sto male, non posso registrare molto e sto molto tempo a casa. Sto installando un paio di giochi presi da Instant Gaming, che tra l'altro è un sito che dà chi di giochi a prezzi bassissimi. Vi informo nel caso voleste andare a dare un'occhiata. Ho preso Lords of the Fallen a 15€ e mi sono trovato malissimo perché ha, con le setting standard, cioè con le impostazioni alte, grafica alta, non mi gira, mi va a scattissimi, quindi lo devo giocare alle opzioni minime, basse, e non a risoluzione massima. Quindi ci sono rimasto male. E mi va leggermente scatti in alcuni punti, però è bello come gioco, soprattutto a me che mi sono piaciuti abbastanza i giochi Souls, come Demon Souls, Dark Souls, Dark Souls 2, mannaggia Bloodborne che per PlayStation 4... Quanto vorrei vincerne una in un giveaway, li sto provando tutti per averla, ma non c'è speranza, mannaggia. Non c'è speranza. Penso che stia finendo la lotta perché lui non sta, non si sta muovendo. Comunque Lord of the Fallen mi piace, mi sta piacendo molto. Magari me lo giocherò quando avrò un computer un po' più potente dopo gli esami, perché un po' più lento, un po' più pesante, però le armature sono belle. Allora, abbiamo fatto 2 vittorie di fila contro qualsiasi aspettativa. Abbiamo fatto, quindi mi pare, 16 vittorie e 4 sconfitte. Sì, con 1316 di ladder. Stiamo iniziando a salire. E l'80% di vittorie, quindi ci siamo ripresi come percentuali. Questo è tutto, vi saluto. Come al solito vi invito a lasciare un mi piace al video per supportare la serie. E lasciare nei commenti quali Pokémon volete che utilizzi quando dovrò sostituirne uno tra 2 episodi. Quindi questo è tutto, vi saluto e continuando a dare un tocco di mi salvatele. Vi do appuntamento ad un prossimo video sperando che non sia più raffreddato.